Dovevamo capirlo dalla sigla della PlayStation Production, dove tutte le icone più amate della console erano riunite come nei titoli di testa dei film Marvel. La Sony vuole fare le cose sul serio ed è pronta a conquistare grandi e piccoli schermi. Dopo la buona esperienza di Uncharted, che ha incassato 400 milioni di dollari in tutto il mondo, la Major ha appena annunciato 3 serie TV basate su 3 colossi del mondo videoludico. Ecco quali sono e dove potremo vederle. Joel ed Ellie stanno per avere compagnia. Mentre i lavori sulla serie TV HBO di The Last of Us procedono con le riprese, facendoci sperare per un'uscita all'inizio del 2023, Sony Entertainment ha appena annunciato 3 serie TV nuove di zecca. La prima fa tremare l'Olimpo degli dèi, perché parliamo di God of War. Il mitico Kratos avrà uno show tutto per sé e sarà interessante capire quale versione del personaggio vedremo. La prima, che si muoveva tra le divinità dell'antica Grecia, oppure quella alle prese con la mitologia norrena vista nel capitolo del 2018. Noi optiamo per la seconda opzione, anche perché la nuova versione di God of War sta per tornare con il sequel Ragnarok, per cui avrebbe molto senso creare una serie TV ambientata nello stesso immaginario nordico così amato dal pubblico. Altra notizia importante. La serie TV di God of War arriverà su Prime Video. La combattiva Aloy, invece, ha scelto di accomodarsi dalle parti della concorrenza, perché il secondo progetto in cantiere è la serie TV ispirata alla saga di Horizon, che arriverà invece su Netflix. Anche in questo caso il materiale a disposizione è vastissimo, visto che parliamo di 2 giochi come Horizon Zero Dawn e il recente Horizon Forbidden West, che ci hanno regalato un'ambientazione ricca di fascino, miti e leggende. Senza dimenticare una protagonista carismatica e in crescita come Aloy, ragazza ai margini della sua civiltà che combatte per trovare il suo posto nel mondo. Un mondo ibrido, primitivo ma anche ipertecnologico, tribale ma pieno di elementi fantascientifici. Insomma, roba da leccarsi i baffi per una serie TV. Il terzo progetto in cantiere è quello su cui si sa di meno ed è anche quello che ci lascia più spiazzati, visto che la Sony ha annunciato anche uno show di Gran Turismo, per adesso senza piattaforma streaming associata al progetto. Insomma, videogame e serie TV diventano sempre più legati. Non dimentichiamo che oltre a The Last of Us sono in arrivo le serie di Assassin's Creed, Resident Evil e Splinter Cell, tutte su Netflix. E voi cosa ne pensate di questi 3 annunci? Avreste preferito un film dedicato alle avventure di Kratos e Aloy oppure vi va bene una serie TV? Fateci sapere la vostra nei commenti!